una buona giornata a tutti quanti voi. Vogliamo leggere oggi, in Giovanni capitolo 8, i versetti da 3 all'8. Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, dissero a Gesù: «Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto mentre commetteva adulterio. Ora, nella legge, Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne. Ma tu che ne dici?» Ora dicevano questo per metterlo alla prova e per avere di chi accusarlo. Ma Gesù, fingendo di non sentire, chinatosi, scriveva col dito in terra. E dato che essi continuavano ad interrogarlo, Gesù si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». Saggezza divina. È un episodio che tutti conosciamo, ma sono convinto che non tutti hanno realizzato cosa Gesù volesse realmente dire con le sue parole. Gesù stava rispondendo ad una provocazione dei farisei, i sacerdoti dell'epoca, che volendo screditare Gesù lo posero davanti alla scelta tra quello che lui predicava, l'amore verso ogni essere umano ed il perdono, e la legge di Mosè. Se Gesù avesse risposto soltanto che per amore dovevano perdonarla e lasciarla andare, sarebbe stato accusato di violare la legge e in questo caso avrebbero dovuto lapidare anche lui. Se invece avesse risposto di seguire la legge e quindi di lapidare la donna, lo avrebbero accusato di contraddire se stesso, dato che predicava l'amore e il perdono. La legge però diceva anche qualcos'altro. Diceva che chiunque affermasse di essere senza peccato doveva essere lapidato, perché sarebbe equivalso a farsi uguale a Dio. Questo significa che se qualcuno di loro avesse scagliato quella prima pietra, si sarebbe definito senza peccato, quindi uguale a Dio, ed essendo questa una grave bestemmia, avrebbe dovuto essere lapidato a sua volta. Per questo motivo nessuno si azzardò a farlo e, presi dalla coscienza, dice il verso successivo, se ne andarono tutti, incominciando dai vecchi, poi i più giovani. Io penso che molti di noi si sono ritrovati qualche volta dalla parte della donna adultera e altre volte, forse il più delle volte, dalla parte dei farisei. Siamo stati farisei quando il nostro legalismo ha preso il posto della grazia e dell'amore e abbiamo puntato il dito contro quello o quell'altro nel tentativo di far emergere i suoi difetti, sentendoci quasi in dovere di farlo, e non ci si è resi conto che ogni volta che lo abbiamo fatto ci siamo eretti uguali a Dio, l'unico che può esprimere un giudizio di condanna. Paolo, nella lettera ai Romani al capitolo 14 al versetto 4, ammonisce: «Chi sei tu che giudichi il servo altrui? Che stia egli in piedi o cada, questo riguarda il suo proprio Signore, ma sarà mantenuto saldo perché Dio è capace di tenerlo in piedi». Noi cristiani, sì, siamo chiamati a giudicare e a denunciare coloro che commettono azioni malvagie e disoneste contro altre persone, specialmente in ambito spirituale, ma dobbiamo stare molto attenti a non giudicare e condannare quelle persone che hanno dei problemi personali che riguardano solo il rapporto tra quella persona e Dio. Altre volte invece ci siamo ritrovati dalla parte della donna adultera. Ci sono stati i farisei di turno che ci giudicavano e ci condannavano, ci emarginavano quasi fossimo dei lebbrosi. Legalisti che, anziché incoraggiarci, ci spingevano ancora più in fondo. Persone che magari stimavamo e dalle quali ci aspettavamo comprensione e aiuto fraterno e invece ci scansavano, facendoci sentire peggio di come già non ci sentivamo. Se tu in questo momento ti trovi in questa situazione, ascolta le autorevoli parole che Gesù disse alla donna quando zittì tutti i legalisti: «Neppure io ti condanno. Va e non peccare più». Lui, Gesù, l'uomo senza peccato, il Figlio di Dio, è l'unico che potrebbe giudicarti e condannarti, ma ha preferito morire tra sofferenze atroci per poter dire a te le stesse cose che disse a quella donna: «Neppure io ti condanno». Perciò abbi fiducia nel suo perdono e segui le sue orme, con la certezza che non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù.
Romani 8:1. Che Dio ti benedica.